almeno che la mente pare, perché non mi rendo conto, qualche cretino che avrà detto, non lo so, che avrà urlato bomba, non lo so. Io pianto. Mi dice padre, ero terrorato, perché io ho visto poco, tutto bene. Perché tu lo scopri dopo, ma tu lo scopri dopo, che non era niente, ma di per lì non lo sai. Ti immagini, noi eravamo tutti accalcati, non è che era uno spazio aperto, però tutti accalcati, capisci che... Devo dire che la forza di polizia sono stati molto bravi, perché c'era un poliziotto che è stato della transizione e non è scappato. Mm-hmm. Cioè, poteva anche scappare, è stato lì. Sì, non voglio morire. Dopo è brutto. Poi magari io l'ho vissuta così, poi ho capito, ti butti dentro un cinema, la gente che scappa dentro il cinema, la gente guarda il film, la manda tipo nella non lo so, c'è anche momenti di panico totale, in una città come Torino, insomma, che è grande. Non ero in mezzo, ma ero ai lati, quindi ero proprio ai lati. Cioè, chiaramente mi sono preso io, l'ho andata subito. E quindi sono scappato, però vabbè. Le scarpe, ora le sto mandando anche le visite, infatti parlo, ma se le tue scarpe sono da lieto, si faccio quanto me ne frega delle scarpe. Capisci tu che quando c'è una partita non ci capisci più niente? Io per me la finale è tutto. Infatti della partita come non importa niente. Sì. Cioè, in me la finale di Champions League, io sono malato per il calcio, ma sai quanto me ne frega stasera del calcio? A me non me ne frega niente.